E adesso torniamo di nuovo a parlarvi di Irene Capuano e Luigi Mastroianni. La loro storia tiene ancora banco a Uomini e Donne, e fra i suoi fans. Anche perché oggettivamente non è nemmeno facile capire esattamente che cosa stia accadendo fra di loro. Quello che è certo è che a settembre sono andati in pausa di riflessione. O meglio, lui è andato in Brasile, lei è andata a Milano da Giulia De Lellis. Nei suoi progetti futuri, ha parlato Irene Capuano, ma lui non è stato citato. Lui non ha praticamente mai parlato della crisi o pausa di riflessione. Lei Irene mi ha sempre dato la sensazione di cercare di sminuire la crisi. Ma da alcune sue parole si poteva pensare l'esatto contrario, e poi ci è Yanira Marzano che ha tirato in ballo Mara Fasone. Mara Fasone. La stessa ex tronista con la quale pare che l'ex tronista Luigi Mastroianni si sia visto in Sicilia la scorsa settimana. Luigi Mastroianni replica a chi gli chiede se sia fidanzato con Mara Fasone. Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati dopo 5 mesi. Mettendoci dentro anche il fatto che ad inizio trono, Luigi aveva fatto intendere che non gli dispiaceva la bellezza prorompente di Mara, insomma ve la dico in questa maniera, proprio un gran casotto. Ovviamente la domanda che sta assillando i tanti fans della coppia in questo periodo è se questo incontro fra Mara Fasone e Luigi Mastroianni ci sia stato veramente, o meglio se stanno insieme. Fino ad oggi Luigi non aveva parlato, lo ha fatto adesso tramite l'applicazione Instagram, dove ha dichiarato che «Ma non stavo con Sissi, Emilia, Roberta, etc.» Insomma, facendo chiaramente capire che non è assolutamente vero e che sono solo fantasie web. Poi magari si sono incontrati, abitano nella stessa regione, frequentano gli stessi giri, è ovvio che incontri casuali ci possano essere, ma non per questo bisogna fantasticare, almeno secondo me. PS. Io ve lo dico, secondo me avete dato la coppia Luigi e Irene finita troppo presto.